Ciao Carlo, siamo qua con Piero. Cosa ci hai portato oggi? Il sapone. Fatto da me in casa. Saponi così... No, sapone artigianale, fatto in casa. Cioè, sai che io ho i laboratori, le cose in cantina, anche in casa. Hai capito? Che c'è di più? No, questa è la più bella. Questo c'è pure l'orsacchiotto. Questo c'è l'orsacchiotto. Parlaci di tutti. Allora, questo qua sarebbe camomilla e curcuma. Curcuma sarebbe un colorante naturale di una pianta, di un fiore, capito? Questo. Questo qua invece, questo qua costa 3 euro. Questo qua sarebbe con fiori di lavanda, all'essenza di lavanda, olio essenziale ovviamente. Più c'è messo dentro olio d'oliva, 140 grammi di olio di cocco per fare la schiuma, e in più c'è anche olio d'oliva, c'è pure, capito? E questo c'ha proprio un bel odore, un bel profumo. Hai visto che buono. Poi c'è questo qua che sarebbe un neutro, perché c'è poco e niente, nel senso, sai, per chi ha problemi di allergie. Classico. C'è soltanto la... c'è soltanto vaniglia, no essenze, vaniglia naturale, quella naturale, in più c'è dentro il mughetto, senza oli essenziali, più l'olio di cocco, più, non dico le dosi perché sennò poi mi copiate, e più come si chiama, il mughetto, capito, il neutro. Questa è l'essenza di rose, c'è dentro come colorante naturale la rubia, un fiore rosso. Infatti deriva da rubino, rubia, capito? E questo qua è fatto all'essenza di rosa. Questo qua costa 3,50. Questo 2,50, questo 4 e questo 3 euro. Questo qua è essenza di mare. In poche parole, questo qua l'ho fatto con olio di girasoli, e olio d'oliva, e ovviamente anche questo qua c'è l'olio di cocco che fa la schiuma. A sentire questo qui. Cioè, questo qua è buonissimo, questo qua. Anche questo è buono, senti questo. Anche le rose. Senti questo qua, va come neutro, va. Sembra quasi al latte, veramente bello. Senti? Questo sembra proprio sapone. Sì, infatti. Cioè, quello classic proprio. Ma sai quanto ha assimilato la tecnologia? In 2 settimane ha assimilato la tecnologia. Già producevo l'altro mese, quando ha assimilato tutto quanto. I profumi. Ovviamente va stagionata a casa, perché io c'è la casa piccola e non posso metterlo da nessuna parte. Quindi va una volta che faccio la produzione, per esempio questo qua va lasciato altri 23 giorni, questo qua va lasciato altri 24 giorni, questo qua altri 26 giorni, questo qua 27, questo qua 25 giorni, questo qua addirittura 28 giorni va lasciato ancora in maturazione. Perché questo è anche l'ultimo che hai fatto. È l'ultimo che hai visto, che è un po' molle, infatti, vedi? Ancora deve stagionare meglio, vedi? Questo qua è duro, questo qua sta diventando... sta saponificando, si chiama saponificazione, capito? In poche parole ha una reazione chimica con l'olio che insaturo, diventa saturo grazie alla presenza della soda caustica e fa una reazione chimica, capito? In un'oristeria stavi dicendo prima che... costano una cosa così, tanto così costa 3,50 euro. Per esempio mio fratello mi raccontava che l'aveva comprato una volta in Val d'Aosta e l'ha pagato con una saponetta tipo queste dimensioni qua, l'ha pagata sugli 8 euro, capito? Cioè... è una truffa, cazzo. Poi alla fine lo fanno precisa, hanno le formine, mettono sa che cazzo di additivi, alla fine... Come hai fatto le forme? Che... no, le forme... non posso spiegarlo. Hai fatto... è un tuo trucco. Una vaschetta, e poi ci penso io come fare a tagliarle. Poi, vedi che questa qua è la più precisa? Sì. E queste qua, perché queste qua sono... anche questa, non è... no, ma poi diventeranno tutte così le saponette, più precise. Ho trovato un sistema nuovo... per farle più precise. Comunque non si tratta di formine. Per esempio, tutti quanti che fanno il sapone fatto in modo artigianale lo tengono a maturare una nottata oppure 2 notti, capito? Dentro un posto asciutto, però fai conto che ci saranno 85 gradi, perché fa la reazione chimica, ovviamente scotta, non puoi nemmeno avere il suo tempo. Io ci metto 5 ore. Perché dopo 5 ore già lo taglio, a posto di 24-48 ore. Infatti stagiona anche meglio di quello che fanno. Quindi se volete acquistare, scrivere. Allora, 3 euro. Ha sottoscritto. 4 euro. 2,50 euro. 3,50 euro. 3 euro.
Può fare, fai combo anche, tipo due in uno. E cosa sono queste? Saponette fatte da me. Saponette. Artigianali. Artigianali. Annuto, annuto qua. Questo cos'è? Lavanda. C'è poi il foglio di lavanda. Questo pure qua. Questo, puoi sentire qua? Senti questo. Alle rose. Boh, possiamo interrompere. Ciao a tutti ragazzi. Da Piero e Crima. Prima le regalavo. No, non le regalo, non le regalo per niente. Ci vuole tempo a farle. È tanto tempo. Dico la verità, l'ho vendute già 80, ho guadagnato 250. E tutta gente che capisce che già faceva anche il sapone della nonna e capiscono queste qua di qualità. Per esempio, nel sapone che compro sul mercato c'è l'olio di palma. L'olio di palma è cancerogeno. Se poi metto additivi chimici oltre alla soda caustica, altre cose chimiche, capito? Infatti, quando c'era il lockdown, ti ricordi? Le mani screpolate, i tagliettini qua intorno. Adesso non c'ho più problemi, guardate.